Buongiorno dalla redazione di Inquieto Notizie e benvenuto al nostro consueto appuntamento con la lettura dei quotidiani della nostra regione che andiamo subito a sfogliare nell'edizione di oggi, mercoledì 4 gennaio 2012. Scusate. Partiamo con Gazzetta del Sud che in alto, titolo in alto, le relazioni pericolose dell'ex sindaco di Siderno. Processo infinito, un maresciallo dell'arma conferma i legami tra il capo dell''ndrangheta milanese Cosimo Barranca e Alessandro Figliomeni. Il boss, il mio autista a disposizione all'arrivo dei tuoi figli. All'interno, San Ferdinando, collegamento sul Mesima, solo silenzi dopo l'appalto. Scendiamo a centro pagina, troviamo una notizia da Cittanova. È stato scarcerato Rocco Fazzari, condannato a 4 anni al processo Pettirosso. E Seminara, gli immigrati di fede ortodossa si preparano al loro Natale. Sarà celebrato il 7 gennaio al culmine di una quaresima. Varapodio, quella neve che continua a scendere sulla Natività. L'originale presepe è allestito nell'abitazione della famiglia Crucitti. E quindi Gioia Tauro, l'autorità portuale annulla il concorso. L'ente ha riscontrato la mancanza di copertura economica per assumere 14 persone. All'origine della decisione, il giro di vite del governo sui fondi promessi. Rosarno, dopo l'avvertimento, l'assessore De Maria incassa la solidarietà. Il taglio delle piante di kiwi è avvenuto qualche sera fa. Palmi, strutture sanitarie. L'ASP svincola i finanziamenti. Serviranno a rafforzare i profili sulla sicurezza e riguarderanno gli ospedali di Gioia Tauro e Polissena. A Rosarno, la festa dei popoli. L'evento il 7 gennaio per ricordare la rivolta dei migranti. Palmi, Taurianova, contro la ventilata ipotesi di soppressione dell'ufficio del giudice di pace, i giovani avvocati difendono questa causa. Oppido, la mobilitazione dei cittadini, fermate l'agonia dell'ospedale. Nell'aula consiliare, assemblea pubblica sollecitata dai parroci. Invocate le dimissioni del sindaco per innalzare il livello della protesta. Palmi, un quintale di pesce sequestrato, tensione al mercato ittico, blitz della capitaneria e dei vigili. A Gioia Tauro, incendiata l'auto di un rumeno parcheggiata in via De Rose. Taurianova, l'associazione Parallelo 38 promuove il riscatto culturale. Il nuovo sodalizio valorizza l'impegno dei giovani. Feroleto della Chiesa, la memoria di Peppe vive in migliaia al corteo della Fiaccolata. Il farmacista vittima di un incidente stradale poco prima di Capodanno. Cinque Frondi, la Befana in versione sportiva al Palasport torneo di minivolley organizzato dalla Federazione Provinciale e dalla FIBAV. Ancora Palmi, i partiti giocano a carte coperte. Verso le elezioni, nessuna scelta ufficiale in vista del ritorno alle urne dei cittadini che in primavera dovranno incoronare sindaco e consiglieri. A sinistra si fa largo l'ipotesi delle primarie, mentre sul fronte opposto è ancora gelo tra gli ex alleati. Sempre Palmi, l'ultima volta ben 500 candidati e 5 aspiranti al trono, speranze che si sono rivelate illusioni nelle più recenti esperienze amministrative. Il quotidiano della Calabria. Non ha notizie in prima pagina sulla piana, per cui. Ah sì, scusate. Solidarietà dopo gli attentati a Goel e all'assessore. Per la bomba a Kaulonia, i locali di un ristorante da aprire e gli alberi tagliati all'amministratore di Rosarno. Rosarno, una festa assemblea nell'anniversario della rivolta, la festa organizzata in occasione appunto della ricorrenza della rivolta degli immigrati di 2 anni fa. Ecco, la piana, fronte comune per la legalità. A Rosarno, pioggia di solidarietà nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici Teodoro De Maria. Attestati bipartisan, De Gaetano si vuole fermare la stagione del rinnovamento. Scendiamo. San
sempre Rosarno, ma qui non c'è la mano mafiosa. Analisi controcorrente dell'UDC, si potrebbe trattare di una follia vandalica. Antonio Ascone, attenzione a definire qualsiasi episodio come 'ndranghetistico. In fondo alla pagina, da Gioia Tauro il grido di Nino Calogero. Senza lavoro, situazione drammatica. Dalla Piana alla Locride, continue intimidazioni a chi opera nel sociale. Ancora Rosarno, un concerto gospel chiuderà la kermesse a nord di Tangeri. Venerdì al Duomo il coro multietnico. Scusate. Scusatemi, ma ho avuto un piccolo inconveniente. Ancora Rosarno, isola ecologica, opera sbagliata. A fondo del consigliere d'opposizione Gianfranco Saccomanno sul progetto dell'amministrazione. Le contestazioni di Grande Sud, lacune evidenti, si rimedi subito. E ancora Rosarno a centropagina, un aiuto agli immigrati di Rosarno, Grande Sud rinnova l'appello. Il popolo degli stagionali versa in una situazione di difficoltà. Molocchio, presepe vivente, allestito in chiesa. Polistena, tavolo della legalità dopo l'escalation di criminalità. Solidarietà espressa al sindaco Tripodi. Palmi sui banchi del mercato, pesce bianchetto sequestrato. Operazione della Guardia Costiera di Gioia Tauro. 2012 che sia un anno migliore. Chiudono le Taurenzi, si smantellano gli ospedali, il porto rischia l'isolamento. Si prospetta un domani sempre più problematico partendo da nefasti consuntivi del recente passato. Porto di Gioia Tauro è calato il sipario su un anno tragico. Rizziconi, flop shopping, un fine anno amaro per i commercianti. Intanto aspettano i saldi invernali per poter dare il via agli acquisti. Inutile nascondersi, circola poco denaro, il commento dei negozianti. E quindi chiudiamo con Calabria Ora, anche qui apertura libera dei negozi, la rivolta dei commercianti. Andiamo a leggere notizie dalla Piana, il Pudello intasato dopo i lavori, Gioia, letto stracolmo di materiali, Guerrisi, la provincia faccia una verifica. Sempre Gioia, Budello, vie di fuga chiuse, cittadini in allarme. Palmi, sequestrati 104 kg di pesce, titolari deferiti, intervento della Guardia Costiera al mercato comunale di Palmi. L'AIGA contro la chiusura di Taurianova. I giovani avvocati, effetti devastanti sul piano economico e sociale. Nella foto vediamo Giovanni Cardona, presidente AIGA. Rosarno, l'illuminazione discriminatoria. Ventre a Contrada Bosco è stata favorita la strada dell'assessore. L'affondo sul cimitero, quattro giunte hanno condiviso il progetto, adesso ingresso e servizi sono stati spostati al quinto stradone. Sempre Rosarno, filiera corta per lo sviluppo. La provincia lancia i mercati contadini contro la crisi del comparto. E ancora Rosarno, terra, lavoro e migranti sulla testa per i diritti. Ancora Rosarno, l'intimidazione De Maria, la solidarietà è bipartisan. Domani partiti, sindacati e associazioni vicini all'amministratore. Palmi e la sinistra trova il suo centro. Minasi annuncia la partecipazione alla Costituente e pensa all'API. Vediamo nella foto Nicola Minasi. Cinque frondi. Sociale, scappatura e conia, garantiamo i servizi primari. Sempre ancora Polistena. Una mobilitazione contro la criminalità. Tripodi chiama a raccolta la città per il prossimo 11 gennaio. Piana, Natale e tradizione. Un unico grande presepe tra le viuzze di Galatro.
Crocchi di persone, zitelle vestite da pacchiane, uomini con calzoni alla zuava, barbe fluenti, ma la cosa più sorprendente erano i loro visi. Sembravano porcellane giapponesi, poi per incontro a terra fiori multiformi di colori variegati, tegole stupende, palmizi strepitosi. Vediamo delle immagini del presepe vivente di Galatro. Ed è tutto per oggi. Piana Stampa ritorna come sempre domani alle 8:30. A tutti voi una buona giornata.